La meravigliosa arte dell'intarsio in legno ebbe un grande sviluppo in Italia tra gli anni 20 del 400 e la metà del 500, in coincidenza con il periodo rinascimentale. E con il preciso accostamento di legni di colori diversi, colori dovuti alle differenti specie di alberi dalle quali i legni sono stati ricavati, ma anche a diversi trattamenti del materiale, abili artigiani sono riusciti a proporre in modo efficace una varietà di soggetti. Spesso vengono proposte architetture rese secondo le recenti acquisizioni della prospettiva, ma non di rado troviamo animali, soprattutto uccelli, altri animali, oppure oggetti e strumenti. E si può dire che queste realizzazioni prefigurano la nascita del genere pittorico della natura morta. Il realismo delle rappresentazioni è talvolta veramente notevole, paragonabile, anche se il mezzo artistico è differente, a quello dei migliori disegni e dipinti di quell'epoca. Gli ambiti di applicazione delle tarsie lignee sono stati principalmente quello religioso degli stalli dei cori nelle chiese e quello laico degli studioli. Sia negli stalli dei cori sia nei pannelli degli studioli troviamo il tema degli uccelli in gabbia, ed è appunto di questo soggetto, la cui ricorrenza non è certamente casuale, che ci occupiamo in questa conversazione. Per questo percorso interpretativo partiamo dalla chiesa di Santa Corona a Vicenza, della quale mi sono già occupato in altri contributi disponibili in rete relativamente ad alcune interessanti rappresentazioni di animali. Il bellissimo coro ligneo di Santa Corona è stato realizzato negli anni 80 del 400 ed è opera probabilmente di Pier Antonio dell'Abate. La realizzazione del coro venne finanziata dal nobile Palmiero Sesso, del quale in due stalli del coro è riprodotto lo stemma della famiglia, che orgogliosamente propone l'aquila imperiale. Infatti i Sesso, originari di Reggio nell'Emilia, appartenevano a una ricca casata ghibellina che godeva di un'investitura imperiale. Per il tema che vi propongo ci interessa però un altro pannello nel quale compare un uccellino in gabbia, in una gabbia resa prospetticamente a trompe-l'œil in una nicchia. Si tratta di un cardellino e la scelta di questa specie è certamente legata alla corona di spine, che infatti appare appesa illusionisticamente nella parte alta del pannello, e si tratta quindi della Santa Corona alla quale la chiesa è appunto dedicata. Secondo una leggenda, un cardellino avrebbe tentato di togliere una spina dalla corona del Cristo crocifisso, macchiandosi il capo con il sangue di Gesù. E infatti i cardellini hanno una macchia rossa sul capo. La leggenda trae senza dubbio origine dall'osservazione del comportamento dei cardellini in natura. Questi uccelli infatti frequentano le piante spinose dei cardi per nutrirsi dei loro semi, come si vede in questo dipinto di Lorenzo Cogo, che è un naturalista illustratore, artista sensibile, che ringrazio per averla messa a disposizione. Il soggetto dei cardellini nella chiesa di Santa Corona venne ripreso due secoli dopo nella ricca decorazione dell'altare marmoreo, dove sono raffigurati diversi uccelli di questa specie. Dal momento comunque che il tema degli uccelli in gabbia è comune nelle tarsie lignee del Rinascimento, deve esserci anche un altro motivo alla base di questa scelta iconografica. E dove la collocazione è negli stalli di un coro, che è il luogo dove stanno i cantori durante le cerimonie liturgiche, il collegamento a mio parere può essere dato proprio dal canto, e quello dei cardellini che ora sentiamo è davvero melodioso, adatto ad offrire un paragone significativo nel contesto appunto del coro di una chiesa. La tarsia che qui vedete è molto simile a quella di Santa Corona. Infatti è stata realizzata dallo stesso Pier Antonio dell'Abate per il coro della chiesa di Monteberico, che si trova sul colle dal quale si gode un bel panorama sulla città di Vicenza.
Nel medesimo luogo venne poi costruita una nuova basilica, il coro venne smontato, ma il pannello con il cardellino in gabbia venne impiegato per un armadio della sacrestia, dove è tuttora visibile. In questo caso la gabbia viene mostrata dietro a un'anta, raffigurata illusionisticamente come se fosse semiaperta. È un espediente visivo comune nelle tarsie lignee. Manca la raffigurazione della corona di spine, e questo si spiega perché differente era il contesto, ma rimane lo stesso soggetto del cardellino, e su questo punto penso che l'ispirazione possa essere comunque venuta dalla chiesa di Santa Corona e dal tema della passione di Cristo. Gli armadi in effetti hanno offerto un altro supporto adatto per gli intarsiatori. Tra gli specialisti di questa tecnica vi furono i canozzi. Negli anni tra il 1475 e il 1477 Lorenzo Canozzi realizzò le tarsie dell'armadio delle reliquie della sacrestia della Basilica del Santo di Padova, dove ancora compare un uccellino in gabbia. E qui vediamo, si trova nel Museo Civico di Cremona, l'armadio delle reliquie realizzato appunto a Cremona tra il 1477 e il 1480 da Giovanni Maria Platina, allievo di un altro Canozzi, Cristoforo, e anche in questo caso è presente l'uccellino in gabbia. In questi casi, mancando apparentemente un collegamento con il tema del canto, si deve forse ricorrere a una diversa interpretazione. Qualche autore ha proposto come significato degli uccelli in gabbia nelle tarsie lignee il tema dello spirito prigioniero della materia. Ma è un'interpretazione pure suggestiva che non mi pare convincente perché non so su quale base possa fondarsi. Certo, rimane il dubbio, la gabbia è rappresentata semplicemente perché gli uccelli, per la loro bellezza, per il loro canto, venivano spesso tenuti in gabbia? Oppure l'artista intendeva attribuirle un significato particolare? Oppure la gabbia piaceva perché offriva un'occasione per virtuosismi tecnici negli intarsi prospettici? Non lo sappiamo. In ogni caso, lo stesso Giovanni Maria Platina è autore anche degli stalli del coro del Duomo, della stessa città Cremona, che risalgono al 1483. E qui ritroviamo il nostro soggetto, per il quale il riferimento al canto, e quindi alla musica, appare confermato dalla raffigurazione di scorcio di un liuto nello stesso pannello. Il tema ebbe fortuna per diversi decenni, lo ritroviamo nel meraviglioso coro della chiesa di Santa Maria in organo a Verona, realizzato negli anni 90 del 400 da uno dei maggiori artigiani dell'intarsio ligneo, Fra Giovanni da Verona, e più tardi nel bellissimo coro che vediamo nell'immagine del Duomo di Alba, con pannelli intarsiati nel 1512 da Bernardino da Fossano. E ancora nella cattedrale di Todi, una tarsia del coro realizzata negli anni 20 del Cinquecento conferma questa iconografia tradizionale. Ecco, un altro contesto laico in questo caso, nel quale l'arte dell'intarsio di legno ha avuto applicazioni ammirevoli, è quello, come ho anticipato, degli studioli principeschi. E allora il nostro percorso ci porta innanzitutto ad Urbino, dove nel suo sontuoso palazzo ducale Federico da Montefeltro ha ordinato l'arredo di un suo privatissimo e raffinato spazio di riflessione, potremmo dire di ozio filosofico. E in questo piccolo ambiente adatto alla meditazione, le pareti sono completamente rivestite da una meravigliosa serie di pannelli intarsiati che celano spazi adatti alla custodia di libri, strumenti e oggetti rari e preziosi. Un vero microcosmo culturale. Le tarsie vennero realizzate da Benedetto da Maiano tra il 1474 e il 1476. Non volendo in questa conversazione, necessariamente e opportunamente breve, descrivere la varietà di soggetti e simboli di questo straordinario apparato iconografico, mi limito a segnalare la rappresentazione, in un pannello dello studiolo, di due pappagalli in una gabbia.
I due uccelli sono identificabili come parrocchetti dal collare, il cui nome scientifico è Psittacula crameri. E qui, per confronto, li vediamo in un'altra elegante illustrazione realizzata da Lorenzo Cogo. Il parrocchetto dal collare è la specie di pappagallo più conosciuta in Europa in epoca antica e nel Medioevo e più comunemente raffigurata a quei tempi. Nella tarsia sono raffigurati due maschi, infatti presentano il collare che manca nelle femmine. Sono realizzati con molto realismo anche nelle posizioni che assumono, uno con la testa girata verso l'altro che porta con una zampa del cibo al becco. Ecco, un tema analogo troviamo anche nelle tarsie dello studiolo del Palazzo di Gubbio, realizzate negli anni dal 1478 al 1482 da Giuliano da Maiano, fratello maggiore di Benedetto. In realtà oggi le tarsie originali dello studiolo di Gubbio sono a New York, al Metropolitan Museum, dove lo studiolo è stato fedelmente riallestito. Nella sede originale è però stata installata un'eccellente copia del meraviglioso arredo ligneo di questo studiolo, che viene chiamato Studiolo di Guidobaldo da Montefeltro, che era il figlio del duca Federico. Ecco il pannello di Gubbio con l'uccello nella gabbia. In questo caso il pappagallo è uno solo e si tratta di una femmina di parrocchetto dal collare. La gabbia si scorge tra due ante semiaperte, e come sempre mostrate in prospettiva. Ora, come ci spieghiamo nel contesto degli studioli il tema dei pappagalli in gabbia? Teniamo presente che i pappagalli non sono uccelli qualsiasi, sono uccelli caratterizzati dalla prerogativa della parola, della capacità di imitare il linguaggio umano. Vi è chi allora ha voluto vedere in queste rappresentazioni una celebrazione dell'eloquenza. Ma personalmente trovo più suggestiva l'idea, valorizzando in questo caso un ruolo simbolico della gabbia, che in questa iconografia sia piuttosto celebrato il silenzio, necessario in un ambiente come quello dello studiolo, dove un cultore della filosofia, della letteratura e delle arti poteva far tacere il rumore del mondo e trovare momenti adatti alla riflessione personale. In effetti, questo simbolismo, o comunque un analogo significato in forma diversa, lo troviamo in un altro studiolo, quello raffinato di Isabella d'Este, nella cosiddetta grotta del Palazzo Ducale di Mantova, dove nel soffitto si osserva, intagliata e dorata, la cosiddetta impresa delle pause. Un rigo musicale propone simboli delle pause senza note. Il silenzio è necessario per la meditazione, ma è anche esso stesso musica. A questo proposito viene in mente, anche per il cognome che casualmente coincide con il tema di questa conversazione, l'opera del 1952 del musicista John Cage, intitolata 4 minuti e 33 secondi, che sottolinea il fascino musicale del silenzio e consiste nel non suonare un qualsiasi strumento per l'intervallo di tempo che costituisce il titolo dell'opera. Il canto, la musica, il silenzio sono esaltati nell'iconografia delle tarsie rinascimentali, valorizzati dall'uso sapiente delle proprietà estetiche dei legni. Materiali che negli strumenti musicali esprimono armoniose qualità sonore, idealmente evocate dagli straordinari lavori di intarsio rinascimentali. Grazie per l'attenzione.